Stavo pensando di realizzare una serie di video focalizzati sul riconoscere la propaganda con cui veniamo bersagliati dai media, perché il massacro a Gaza sta veramente tirando fuori delle perle rare. Viviamo in un mondo fantastico in cui le proteste contro un genocidio sono diventate manifestazioni d'odio e gli effettivi genocidi sono invece il legittimo diritto a difendersi. E non dimentichiamo il caro vecchio israeliani uccisi e palestinesi morti in un'esplosione, doppio standard che ci portiamo dietro da decenni. Non ho poi capito nemmeno morti in un bombardamento, in un'esplosione. Fa più spontaneo, magari gli è esplosa la cucina, che ne sai. Ma il top è stato raggiunto da un fenomenale articolo del Washington Post. Prima però dovete conoscere la vicenda a cui si riferisce, dei 40 neonati israeliani decapitati, abbiamo sentito tutti parlare, nonostante l'episodio sia stato quasi subito sbugiardato come disinformazione e propaganda e non si sia mai visto uno straccio di prova, l'abbiamo comunque letto nei titoloni di tutti i giornali. Meno si è parlato dei neonati palestinesi dell'ospedale di Al-Nasr, il 10 novembre le forze israeliane hanno costretto i pazienti e il personale dell'ospedale ad evacuare. Sotto minaccia di bombardamento, quattro neonati non potevano essere rimossi dai macchinari, per cui i medici ne hanno segnalato la presenza all'esercito israeliano prima di lasciarli a malincuore nei loro letti. Il 28 novembre un giornalista è entrato ad Al-Nasr e ha trovato i corpi decomposti dei neonati ancora nei loro letti. Volete sapere come ha descritto la vicenda il Washington Post? Quattro fragili vite trovate interrotte. Per chi capisce l'inglese, io non penso di aver mai visto una frase strutturata in questo modo. Le capriole con avvitamento e la disperata ricerca di eufemismi per evitare l'accostamento tra neonati e uccisi. Perché di un'uccisione si tratta? Quei neonati sono stati lasciati intenzionalmente lì a morire da chi ha costretto l'ospedale a un'evacuazione forzata. Ma per fortuna certi assassini possono contare sui media per lavarsi la reputazione. Per scrivere un titolo del genere, qualcuno deve essersi scervellato per ore. Questo sì che è guadagnarsi la pagnotta da scribacchino. Tra parentesi, il giornalista che ha trovato i corpi dei neonati è stato colpito dai cecchini israeliani il 17 dicembre ed è sopravvissuto per un pelo. In 2 mesi l'esercito israeliano ha assassinato più di 90 giornalisti. Sembrano stargli molto antipatici i giornalisti veri. Chissà perché.